Tutti i ragazzi, sono io. Io sono Giacomo. Oggi siamo qua per dirvi che aspetta, ho detto Giacomo, che scemo. Alessio, scusate che ho confuso Giacomo, mio amico. Va bene. Giacomo, buonaventura. No, scherzo, Giacomo, mio amico. E vabbè. Allora, oggi siamo qua per dirvi che, aspettate il volume, metto, ok, siamo qua per dirvi le, praticamente le cose che, i voti, diciamo, di Napoli, Atalanta, partiamo dall'Atalanta con, no, solo Napoli, dico, allora, Mertens, comunque ho segnato, sufficiente, metto 7 perché, Mertens, aspettate che ci voglio da Mertens, capocannoniere. Capocannoniere, vabbè. Vabbè, capocannoniere non lo so perché. Va bene. Mertens 7. Zelischi non mi è piaciuto. Cioè, 6. È sufficiente anche lì, ma Zelischi devi svegliarti qua, ne? Poi. Koulibaly 5,5 e qua casca l'asino. Raga, 5,5 Koulibaly perché ha preso una palla. Cioè sì, l'ha presa, però cioè non lo so, 5,5. Kaya con 7. Devo dire che ha giocato bene. Ma qui aspettate, ma qui è... Ma qui 8 perché ha fatto l'assist. L'assist? Sì, ha fatto l'assist, quindi sono... Dice un po' io, sento... Ma qui 8 che ha fatto un assist meraviglioso con l'autogol di un giocatore del... Ah, comunque forse con di Mertens. Inaspettato, però va bene. Mertens appunto, non so se ha fatto gol o un altro gol, non lo so. Lui aveva segnato Mertens, quindi Mertens ho messo 7,5 perché lo so che ha fatto gol, però non ha giocato benissimo. Partiamo dall'Atalanta. Faccio anche dell'Atalanta, visto che ci sono. Zapata 8, che ha fatto gol e ha fatto l'assist pure. Pasalic 9, e vabbè, ma raga, lì Pasalic fenomeno. Poi Masiello 7,5, ma ragazzi, Masiello non pensate male, ma Masiello, raga, ha fatto un salvataggio sulla linea strepitoso. 7,5, no? Ho messo, sì, 7,5, raga, ma Masiello, vabbè. Gollini, portiere dell'Atalanta, 8 perché ha fatto un intervento su Mertens fenomenale. E niente, ci vediamo domani con tanti, no, oggi, tanti nuovi contenuti. Niente, a oggi, a dopo, a stasera.